amici, guardate un po' che cosa ho qui. Secondo me non vi immaginate che cos'è. Tadan! Un uovo! Sono i nuovi ovetti a sorpresa dei Pinipotti. Cosa ci sarà dentro? Beh, ci deve essere dentro qualcosa perché fa un rumore. Allora, pensiamoci un po'. Cosa può nascere da un uovo? Un animale, vero? Apriamo la confezione per vedere com'è. Ma prima di tutto facciamo una cosa. Nel prossimo video vorrei salutare gli amici e le amiche del mondo Pinipon. Quindi chi vuole può scriverci il suo nome e la sua età nei commenti. Così vi salutiamo nel prossimo video. Ma adesso voglio aprire l'uovo. Sono curiosa. È proprio nuovo. Come quello che covano le galline. Non riesco ad aprirlo. Ehi, ehi! Attenta, attenta! Meno male che l'hai trovato! Intendi l'uovo? Sì, sì, certo! Dobbiamo trovarle tutte quante prima che si schiudano! Scusa un attimo, ma quindi ci sono altre uova da queste parti? Certo, il mondo Pinipon è pieno di uova nascoste! Dobbiamo trovarle e assicurarci che si schiudano bene! Sono molto delicate! Wow, non lo sapevo! E tu chi sei? Sono la veterinaria Maxi, specializzata nella fauna del mondo Pinipon. Ma non perdiamo tempo nelle presentazioni. Aiutami a trovare tutte le uova. Non abbiamo un minuto da perdere. Aiuto, si sta schiudendo l'uovo! Ma da dove iniziamo la nostra ricerca? Amici, mi aiutate? Dove saranno le uova? Scrivetemelo nei commenti. Dai, Maxi, mettiamoci al lavoro. Inizia la ricerca. Maxi, secondo me la casetta degli animali è un bel posto da dove iniziare a cercare. Ci sono un sacco di piante. Cerchiamo qui in mezzo. Benissimo, qui ce n'è uno che non si è ancora schiuso. Andiamo a vedere anche fuori. Ah sì, ce n'è uno nel Burger Pinipon. Dai, andiamo a cercare anche gli altri molto velocemente. Wow, abbiamo trovato un sacco di uova! Secondo te ce le abbiamo tutte? Spero di sì! Dobbiamo andare in un posto tranquillo dove si possono schiudere senza pericolo! Andiamo, andiamo! Wow, e questi acquari? Servono per aprire le uova! Per farle schiudere dobbiamo metterle in acqua! Davvero? Se le mettiamo nell'acqua si aprono da sole? Sì, dopo anni di ricerca sulla fauna del mondo Pinipon, ho scoperto che le uova si aprono solo se si trovano nell'acqua. Per questo ho creato questa zona. Ma c'è qualche animale pericoloso? Quella specie strana che mi hai detto prima? Non lo sappiamo ancora, non l'abbiamo mai vista. Ma di certo è preziosa, è unica, non c'è nessuno come lei. E adesso quanto dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare tutta la notte e domani mattina le nuove creature saranno qui tra noi. Si sono aperte! Dai, andiamo a salvare le creature! Wow, che emozione! Come saranno? Oh, guarda, un cane, un gatto, una farfalla, un pappagallo e perfino un polpo! Sono nati un sacco di animaletti Pinipon e come sempre sono intercambiabili! Ma la specie strana? Ho paura a mettere la mano dentro, magari mi morde! Non ti preoccupare, la cerco io! Eccolo! Oh, è favoloso! È molto meglio di quanto pensavamo! È così dorato e così carino! Che cos'è? Che cos'è? È la scimmietta d'oro! Siamo state fortunate, è una specie rara! Beh, meno male che è una scimmietta! Con tutto questo mistero iniziavo a preoccuparmi! È bellissimo, è adorabile! E voi, amici, vi piacerebbe trovare la scimmietta d'oro? Si nasconde nelle uova sorprese ed è proprio difficile da trovare! La nostra missione è finita! Tutti questi animaletti riempiranno il mondo Pinipon di tanta allegria e birichinate! Sì, di sicuro! Qual è il vostro animale Pinipon preferito? I cani, i gatti, le farfalle, il pappagallo, il polpo? Scrivetemelo nei commenti, anche se a partire da oggi quasi certamente sarà la scimmietta d'oro. Spero vi siate divertiti con le nuove uova sorprese del mondo Pinipon. Potete collezionare tutti gli animali e se trovate la scimmietta d'oro siete fortunati. Vi è piaciuto il video di oggi? Io ho avuto un po' di paura. Beh amici, non dimenticatevi di mettere un like e iscrivetevi al canale Mondo Pinipon. A presto!